Buongiorno a tutti, abbiamo Gariberti, Maurizio, che mi stavi dicendo che hai fatto appena. Ho appena fatto due lavori, uno con la giancamera 50x60 in umido, quindi ho fatto i transfer, e l'altro invece, quello che si è qua nascosto, è un mosaico fatto con questa macchina, con la Insta Square. Ma tu l'hai visto quella nuova Non squadra? ancora, la Non 20, ancora. no, ma la Ok. devono mandare, hanno detto che è Cioè, bellissima, che sì. fa i video e puoi stampare i frame dei Esatto. video. Sì. Per cui i fotografi imparano ancora meno a fotografare, perché se fai un Esatto. filmato. No, comunque. Cioè, metti video, metti tutto quello che vuoi, se non hai occhio non serve niente alla Bravo, fine. Cioè, bravo. perché tu facevi con SX70, cioè, Sì. o qualsiasi cosa. Ma che bello questo qua. Anche questo qui, ma che effetto pittorico. Mamma mia, questo Cenacolo. vorrei farvi vedere a colore, e però cioè, gente può andare. Dove può vedere? Questo qui sarà in mostra sicuramente a Modena, in galleria da mia figlia. Sì, da quando? E diciamo la settimana prossima. Ah sì, ok, fantastico. Poi andate a vedere il suo sito e il sito anche di tua figlia. Sì. Sì, Dadaest.it. dadaest.it. Ok. Andate a Bene. vedere, mi raccomando. Sì, è molto interessante. E questo ho fatto il viraggio con i filtri della Square, col Sì. bianco e nero, bianco e blu, filtro Certo. blu, ma che tonalità. La puoi ingrandire un po', no? Ce la fai, no? No. I potenti mezzi di Watanabe sono infiniti, ma che roba, eh? Beh, però sto filmando in bianco e nero, quindi Ah, sta gente filmando in non bianco e vede questo nero. blu. Ma c'è il No, blu, eh sì. perché siamo interisti, quindi nero azzurro. Ma Watanabe tu, sei ma io milanista? no, non sono né interstile Niente. né Tutti nel Tokyo. no. A me piace anche il calcio, e però non voglio essere Tifoso, tifoso. bravo. Sì. Fai bene. Perché io sono tifoso di quelli che coloro che giocano Bene, bene. è vero, Eh bravo, sì, ma eh anch'io, sì. anch'io. Io amo il basket poi. E quindi, allora, noi faremo anche serata con Maurizio. Sì, il Sì, e quindi 15 di novembre. novembre, dalle 7 di sera, un paio di Sì, ore. Sì. abbiamo anche l'Armani Libri che ci porta i libri, Esattamente, quindi esattamente. Questo è molto abbiamo anche l'edicola interessante. di prestigio. Perché incontrare Maurizio? Secondo me, perché tu hai occhio, tu hai fantasia, tu hai questa eleganza nell'esprimere, perché quei fiori, cioè, Madonna, sono bellissimi anche, sono Grazie. bellissimi. E quindi da te noi vogliamo rubare la tua sensibilità, la tua tecnica, la tua filosofia, il tuo sentimento, i pensieri. Perché, cioè, vogliamo non che imitare te, perché questo è impossibile imitare, no? Però capire, migliorare, perché noi ci Grazie. divertiamo, perché è logico che vedere un mostro come te è bellissimo, è bellissimo. Grazie. Ma ci mancherebbe No, altro. grazie a queste parole. Diciamo che io cerco di mettere nella fotografia tutta la mia visione, la mia progettualità, il mio sentimento, e una cosa ho che non ho mai avuto il mito del mezzo, cioè per me la macchina fotografica comunque è un attrezzo che deve piegarsi alla mia volontà, non sono io che mi devo piegare alla macchina fotografica. E poi diciamo che quando uno ha il suo mezzo che si trova bene, è la cosa più fantastica, è andare avanti con quel mezzo lì, magari sperimentando anche altri mezzi, altre tecnologie. Però io ho iniziato che avevo 20 anni e c'erano i Nikonisti e i Canoniani. Beh, io ho degli amici, all'epoca eri o Nikonista o Canoniano, poi ti favi o i Deep Purple o le Zeppelin, no? O i Genesis o i Jethro Tull. E adesso a distanza di 40 anni ci sono ancora quelli che sono lì a dire: ma adesso la Nikon è meglio, la Canon è meglio, però adesso la Nikon ha fatto le mirrorless. Cioè, ragazzi, bisogna concentrarsi sul linguaggio, no? Cioè, È poi vero. le macchine fotografiche si usano, si rompono, si cambiano, cioè
Watanabe a disposizione. Eccomi qua. Con New World Camera, che meglio di questo posto penso che non ci sia niente per comprare e vendere macchine fotografiche, quindi no, quello che conta è veramente il progetto. Quello che in realtà poi volevo dire, Maurizio è un mostro di cultura, perché sulla spalla dietro c'è una enorme profondità, enorme quantità di cultura, non solo fotografica, ma su tutte le genere di cultura. Cioè questo in realtà non solo Maurizio, cioè i grandi fotografi ce l'hanno tutti. Cioè Paolo, cioè parlo non so con Giampaolo Barbieri, sì, sì. O tanti altri, tutti, sì, sì, tutti, certo. Ma tutti. Ma perché se non hai la cultura non vai da nessuna parte, se non conosci il mondo come fai a poterlo raccontare se non lo conosci? Poi a raccontarlo o starci nel mondo o stare nel mondo con col tuo punto di vista, ma se non conosci il mondo non puoi neanche esprimere il tuo punto di vista. E poi se tu pensi di fotografare queste tre carte di caramelle così, come anzi quattro, queste quattro carte di caramelle. Ti mancava zucchero. Mi mancava lo zucchero. Come Gianni Beretta. Esatto, se mangi queste quattro caramelle, cioè li vuoi fotografare queste cartine, se li vedi con i tuoi due occhi e basta, boh, sono tre pezzi di carta visti da due occhi, ma se tu questi pezzi di carta li vedi, non so, cos'è che ti ricorda questo? Bonalumi, che ne so, Dada Maino, tutti questi artisti che hanno trattato diciamo il minimalismo, questi artisti che hanno trattato l'informale, questi artisti che hanno il cinetico, qui puoi fare il cinetico, puoi veramente fare tutto, ecco, se non conosci questi artisti i tuoi occhi ci rimangono due, oppure pensa come queste carte può averle fotografate Cartesio, pensa a certe fotografie intime di Cartesio fatte nella sua stagione della vecchiaia a New York, e quindi di queste cartine diventano una poesia, no? Pensiamo a Giacomelli, sicuramente Giacomelli ha queste tre carte, gli avrebbe dato una poesia incredibile. Quindi ecco, questo conoscere, in modo far sì che quando vedi non vedi con i tuoi occhi ma vedi con quelli che ti hanno preceduto, che sono miliardi, non milioni, e quindi lì sta la forza della ricerca di partenza che uno deve fare. Quindi le lezioni americane di Calvino, quando lui dice riciclare le immagini che già esistono, cioè non è che devi fare il re di me sulle foto degli altri, ma devi proprio, diciamo, riciclarle proprio con i suoi occhi, devono entrare dentro nei tuoi e tu li devi contemporaneizzare con il tuo strumento che ti appartiene e andare avanti. Questo, diciamo, insomma, è la cosa più interessante. Grazie. Prego. Allora, questo è già un assaggio della serata del sì, 15 di novembre. Sì, sì, perché alla fine nella quella semplicità che esprimi è perché c'è tanto dietro. Se non ce l'hai tanto dietro non puoi esprimere in semplicità. Certo. Allora. Come haiku, cioè una poesia con cioè quattro parole e devi esprimere tutto. Però, Ma infatti poi la bellezza della fotografia è sempre quello di essere analitici ed essenziali. Bisogna cercare di fare delle fotografie leggere, non pesanti. In un'immagine è meglio togliere che aggiungere. Aggiungere si diventa pesanti, no? La bellezza dell'uomo è quando è leggero, ma non solo di peso, è leggero proprio di testa, di animo, quindi è aperto, non ha tutte le paturnie che ti fanno sentire pesante, cioè la leggerezza è la cosa migliore. Certo. Io oggi mi sono tagliato i capelli, proprio 5 minuti fa, avevo un casco di capelli che mi faceva sentire pesanti, mi sento le orecchie libere, l'aria che mi raffredda le orecchie, mi sento un altro, mi sento più leggero, cioè sembra una stupidata, ma è incredibile, no? Quindi il consiglio è questo qua. Bene. E poi vi aspettiamo il 15 di novembre, so che ci sono anche non tanti posti, quindi dov'è che lo facciamo qua, no? Sì, quindi spazio della meeting point. 20-25 posti soltanto. Bene. Okay. Ciao a tutti. Grazie Maurizio. E aspettiamo che Gianni Berengo Gardin. Sono Gianni Berengo Gardin. E sono Tommaso Maurizio Galimberti. Spero che ci siano tutti e due. Va bene, ok. Ciao a tutti. Ciao.